Quest'anno l'abbiamo trovata anche peggiorata, perché abbiamo trovato cataste di legno, cataste di trucioli che veramente insomma, impedivano tutta la visuale della panoramica di Arezzo. Insomma, secondo me qui bisogna che chi di dovere ci metta gli occhi e come minimo recuperiamo la montagna. Riscoprire e recuperare la montagna più amata dagli aretini, quella dell'Alpe di Puti, oggi purtroppo dimenticata. Era infatti questo uno degli obiettivi della camminata Poti e Piedi, evento organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave in collaborazione con l'associazione A Piede Libero ed il Calcit. Non ci saranno strutture ricettive, ok, però la montagna va recuperata almeno nella sua naturale bellezza. Quest'anno ad accompagnare la carovana anche la musica dei Beatles, a cui è stata dedicata l'edizione 2022. La gente nel camminare ogni circa 30-40 minuti trovava un gruppo che suonava, dal jazz a violini al canto, e poi su in cima, insieme alla colazione pranzo, c'era appunto questa band che suonava il rock e ha intrattenuto gli ospiti per un'oretta circa. All'Alpe di Puti è stato infatti allestito un punto di ristoro ad offerta gestito dai volontari del Calcit. Noi diciamo dall'anno scorso abbiamo visto che il pane con l'olio, il pane col pomodoro e l'acciuga, il tonno con il capperi, che sono poi veramente un alimento di corretti stili di vita, no? Che raccomandano, veramente la gente ci si è, e poi alla fine siamo riusciti anche a fare un ottimo incasso, perché alla fine c'erano circa 150 persone, 200, e insomma abbiamo 1 miliardo di euro, li abbiamo portati nelle casse del Calcit.